Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Stiamo continuando insieme a Marco Vannucci nella registrazione di nuovissimi tutorial che spero vi piacciano. Abbiamo raccolto tantissime richieste dal canale e da Facebook, quindi analizzeremo poi nei vari video altri aspetti non soltanto dell'home studio ma anche in riferimento all'utilizzo e le varie differenze tra gli equalizzatori, i compressori e tanto altro ancora. Oggi proseguiamo il discorso che avevamo già iniziato e continueremo a parlare degli home studio, questa volta analizzando alcune foto che ho preso da internet ma che rispecchiano più o meno quello che normalmente capita di vedere negli home studios più comuni, cioè gli studi casalinghi più comuni o nelle situazioni più comuni di registrazione in casa o fuori casa. Analizzeremo insieme le criticità, cosa effettivamente andrebbe corretto e a cosa dovremo assolutamente far attenzione. Perché i nostri mix suonano diversi quando poi andiamo in un altro studio o in macchina o dal telefonino? Perché non riusciamo a sentire bene le frequenze? Abbiamo problemi nel seguire alcuni tutorial perché magari replichiamo gli stessi esatti movimenti sia dei plugin che delle tecniche di mix ma non otteniamo lo stesso risultato. Chiaramente le criticità che abbiamo analizzato nei video precedenti fanno riferimento alla struttura della stanza in cui ascoltiamo, quindi cosa va sicuramente corretto all'interno della nostra stanza. Oggi ci spostiamo più sul posizionamento degli speakers e come andrebbero posizionati per poter ottimizzare al massimo quello che abbiamo a disposizione. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto al video se volete altre risposte o dei dubbi che potremo affrontare in altri video successivi, perché questo aiuta tantissimo il mio canale e la divulgazione gratuita di questi contenuti professionali. In questo periodo ho lavorato anche su tantissimi progetti, non vedo l'ora di mostrarveli, alcuni sono veramente molto interessanti e non mancherà chiaramente l'occasione di avere altri ospiti speciali all'interno del canale. Andiamo quindi insieme al nostro amico Marco Vannucci, cerchiamo di esplorare questa volta il posizionamento degli speaker nel nostro home studio. Ho preso delle foto di stanze da diversi gruppi Facebook, un po' per commentare quello che si vede in giro e poi, che poi ovviamente rispecchia le domande che ci vengono poste riguardanti appunto il mio home studio, perché poi io sento male quando vado in un'altra parte, perché non riesco ad avere una definizione nello end e perché eccetera eccetera, insomma tutti i problemi classici degli home studio che diventano macroscopici nel momento in cui apri il progetto poi in uno studio professionale e quindi chiaramente capisci dove è la criticità di tutto il progetto home studio, progetto di come è stato fatto l'accrocco magari negli vari home studio. E quindi insieme a Marco adesso vedremo un po' che cosa è il panorama generale e com'è il panorama generale e come poter magari con dei piccoli consigli anche migliorare quello che vediamo e criticare appunto quello che effettivamente sicuramente non funziona anche guardando soltanto le foto in questione. Le foto le ho prese su internet, quindi non so di chi sono, però le vediamo insieme. Allora, prima di guardare le foto volevo precisare soltanto che quelli che diremo sono consigli sempre atti a migliorare la resa acustica anche con i mezzi che si hanno a disposizione, certo. A disposizione nell'istante in cui si guarda questo video, quindi. E seconda cosa, voglio precisare anche un altro concetto importante che spesso viene travisato ed è quello che giustamente tu hai fatto presente prima, cioè quando poi da una situazione di home studio non trattato si va verso uno studio professionale, si capisce che dove si è sbagliato, i limiti dello studio, non si riesce ad avere un missaggio congruo che trasli nell'impianto professionale, non si riesce ad avere una bassa coerente con il resto delle frequenze quando a riprodurlo in impianto professionale. Questo non avviene soltanto, magari avvenisse soltanto
nelle stanze degli studi professionali. Questa faccenda avviene ovunque. Quando fate il check con linear monitor come questi che porto io, vi accorgete subito che c'è qualcosa che non va. Quando fate il check con magari una docking station, un altoparlantino wifi, vi rendete conto della differenza rispetto a un brano professionale. Questo perché se voi linearizzate al più possibile la vostra stanza, il mix che produrrete sarà poi sbilanciabile, alterabile da tutti i sistemi di ascolto, senza che questo sbilanciamento vada nello stesso verso dove è sbilanciato il vostro mix. Esempio, macchina, basse frequenze, ascolto in auto, basse frequenze enfatizzate per mascherare il rotolamento dei pneumatici, per mascherare il rumble del motore che comunque è consistente. E quindi voi avete in studio non sentite bene le basse perché le modali vi fanno delle cancellazioni, quindi avete dei buchi a 40, 80, 60 Hz di 10, 15, 20 dB. Nel vostro studio il mix è ok, è perfetto perché ovviamente voi non siete sordi, sapete fare un balancing corretto. Succede che poi andate in macchina dove invece le basse sono enfatizzate, voi non le avete ascoltate, quindi non le avete prese in considerazione in maniera, diciamo, lineare, e pertanto la macchina sbilancerà il vostro mix che è già sbilanciato sulle basse. Quindi due sbilanciamenti vuol dire sbilanciamento al quadrato, e perciò Certo. spesso il mix diventa inascoltabile. Questo è solo un piccolo esempio per chiarire che questo problema di ascolto tra uno studio, diciamo, low-end, low-fi e uno studio professionale esiste, ma non esiste soltanto in questo tragitto qua. Esiste dovunque, poi andrete a traslare il vostro ascolto. E quindi se lo pubblicherete, se verrà, non rimarrà vostro, ma sarà di dominio pubblico, questo può avvenire su qualsiasi tipo di sistema. Sì, questo poi fa riferimento anche ad alcune tipologie di problemi un po' particolari, perché ho riscontrato magari dei problemi nell'ascolto, addirittura proprio sempre nelle frequenze basse, dell'esatto pitch delle frequenze basse, che è capitato a volte di ascoltare un brano dove il basso era magari mezzo tono sopra o mezzo tono sotto, perché la stanza, cancellando alcune parti delle frequenze delle basse, alterava anche l'ascolto del pitch dello strumento che suonava sulle basse frequenze. Stesso discorso per le casse kick, che vengono appunto missate in quelle condizioni, e quindi chiaramente in uno studio professionale diventa macroscopico l'errore e si può ovviamente sistemare. E questo è completamente randomico perché dipende Sì, è randomico, dalla esatto, dalla tonalità tonalità del del testo. brano. Cioè, le vostre modali sono fisse lì e Esatto. fanno quelle cancellazioni, ma i brani ognuno ha una tonalità, quindi è Esatto, completamente random. esattamente. Mentre l'altro problema che spesso si ascolta, con cui viene evidenziato, è appunto un'estrema spazializzazione del segnale stereo, oppure, peggio ancora, uno sbilanciamento tra left e right, non solo nelle frequenze, ma proprio anche nel volume, perché magari nella vostra stanza il segnale sinistro lo avvertite leggermente più basso del destro, e quindi chiaramente anche questo è un aspetto che poi si ritrova. Il problema in questo caso può essere un problema se è tutto il brano, vedete proprio che Tutto il brano, tutto certo. l'RMS del brano è sbilanciato. Ovviamente all'interno del brano, io specifico perché tanti di quei miei allievi mi hanno detto: no, ma io devo fare le due colonnine del meter uguali perché altrimenti. Invece Yuri sta parlando di uno sbilanciamento continuo Su su tutto il tutto il pezzo. brano. Sì, come se noi avessimo gli speaker così sbilanciati su un lato, e quindi chiaramente tenderemmo ad alzare più il volume sul canale più basso rispetto al canale Sì, più alto. esatto. E questi sono tutti i problemi che abbiamo già discusso, che derivano dalle discussioni che abbiamo fatto sulla stanza, quindi sulle modali e su tutto ciò che riguarda la fase, poi della simmetria della stanza, ovviamente. Adesso andiamo a vedere alcune foto abbastanza comuni
Ok, partiamo dalla più critica, che è quella che io ho visto spessissimo in tantissimi home studio, e che fa riferimento allo stesso discorso che abbiamo fatto anche ieri relativo al desk. Io non ancora le guardo queste, quindi questa è la prima volta che le vedo. Allora, qui abbiamo la classica configurazione scrivania, casse appoggiate sulla scrivania, magari ecco un monitor o un portatile spesso, un paio di cuffie. E questa è la stanza, ovviamente assolutamente non trattata, come vediamo, quindi con una finestra da un lato, zero bar strap, zero trattamento della stanza. Questa è la peggiore, diciamo, situazione di lavoro immaginabile Per mixare, per se missare, certo, vogliamo cioè, certo, se uno deve recitare. fare se devi fare una ripresa, va bene, ma è un problema anche se uno dovesse fare una correzione di intonazione con Sì, Melodyne. sì. O anche se dovessimo fare un edit sui transienti, eccetera, eccetera. Comunque in questa situazione. Tanto alcuni musicisti usano queste situazioni anche al volo per produrre o comporre. Nessuno vi vieta di comporre o produrre in una situazione del genere. Ovviamente non va bene per lavorare. Oltre a questo c'è ovviamente la desk, i monitor appoggiati sulla desk, quindi la riflessione del monitor immediatamente intercettata dal ripiano della desk, che anche in questo caso è oltremodo enorme, perché ci sono poggiate sopra delle cose di piccole dimensioni che potevano stare in una desk molto più minimal. E eliminare appunto tutto questo ripiano inutile che occupa spazio e oggettivamente non viene neanche utilizzato. Quindi sacrificare un minimo la comodità versus cercare di andare verso una direzione un po' più acustica. Poi vabbè, come hai detto tu, il trattamento acustico è completamente assente, quindi ovviamente va bene soltanto per ascoltare la radio. E il triangolo equilatero fatto con gli speaker non è proprio sbagliatissimo, ma comunque la posizione di ascolto a lume di naso si trova un po' troppo avanti rispetto al vertice del triangolo. Sì, anche più bassa rispetto alle orecchie. E soprattutto i tweeter sono a un'altezza molto 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 più bassa, perché stando seduti non si arriverà mai a quell'altezza lì, quindi comunque stai ascoltando un imbalance di frequenze sbagliato, perché il monitor si trova troppo più in basso verso di te. È un po' come la stessa cosa di quando andate a sentire un concerto e ci sono gli speaker appoggiati per terra oppure sono appoggiati in alto, cioè c'è la stessa leva, ok? Più o meno. E in questo caso trovo un paio di cuffie che potrebbero essere in questa situazione qua molto più utili che all'ascolto attraverso i monitor da studio, se non per una questione di ergonomia, che portare le cuffie in testa dà subito una stanchezza di ascolto rapida rispetto all'ascolto da un paio di speaker senza niente addosso, diciamo. Esatto, poi faremo un discorso anche sull'ascolto in cuffia, parleremo di Sienna e di tante altre cose. In questo caso le cuffie però aiutano parecchio, perché ovviamente la cuffia, isolandoti dall'ambiente completamente, escludi il problema stanza in maniera abbastanza Anche se importante, anche se non è la stessa cosa, chiaramente. non è la stessa cosa, ma anche se utilizzate un emulatore di HRTF, quindi un qualcosa che vi faccia l'emulazione delle cuffie nelle orecchie, dovete sapere, questo ne parleremo anche dopo, che le cuffie sono tutt'altro che lineari come risposta in frequenza. Ci sono dei divari anche di 15 dB nella zona delle basse e anche nella zona delle alte, quindi Sì, io linearità di risposta in frequenza non esiste. allora io aprirei anche qui un discorso sull'ossessione di rendere tutto lineare, che spesso vediamo nei video di altri YouTuber, oppure nei consigli spesso sparati su Facebook, dove la linearità perfetta sembra un mito irraggiungibile, quando in realtà, almeno a mio avviso, comporta una quantità di problemi, poi chiaramente di fase, di tanti altri, cioè tutti relativi appunto a questa estrema correzione che non è mai utile come quanto sembra No, far. ne abbiamo parlato prima nello scorso video con il Sonarworks che citavi.
o altri sistemi anche di correzione, non è, anche sistemi manuali di correzione. Cioè. Mi riferisco soprattutto a quando uno dice: queste cuffie sono più lineari delle altre cuffie, queste casse sono più lineari. Cioè Devono anche, diciamo. gli speaker fanno io dico il 40, ma probabilmente il 35, il 30, sì. 30%. Il resto lo fa la stanza, nel senso che Esatto. qui da me io ho avuto la fortuna di provare moltissimi speaker per sia hi-fi, perché ho la fortuna di conoscere Mino Di Prinzio, che è un negozio di hi-fi che è qui a Chieti Scalo, che me ne ha fatto provare tantissime, e in più anche con i campionamenti di Sienna e molte persone che sono venute qui, quindi qui dentro hanno suonato una varietà di speaker veramente ampia, e vi posso dire che suonano tutti benissimo, perché non, io Perché li la devo sentire di stanza, fronte, sono chiaramente, nella certo. stanza, no, non sono di certo, lo potete anche vincere, adesso poi ne parleremo, lo stiamo già citando troppe volte, Esatto. lo potete anche vincere in Siena, dove c'è la mia stanza un po' in tutte le salse, no? Con diversi Certo. tipi di spi, e comunque suona sempre in maniera congrua. Sì, questo anche fa riferimento anche a un discorso di consigli, perché spesso ci chiedono: ma quali casse io devo comprare? Quali sono le La migliori stanza, casse? devi È la comprare la stanza, stanza, esatto. Perché io non. comprarla al massimo che Infatti, puoi. sul canale non ho mai fatto video di casse consigliandone una rispetto all'altra, perché qui da me suonano un po' tutte bene. Quindi non saprei consigliare una tipologia di cassa in una stanza ipotetica, perché probabilmente dove qui suona bene, lì suona male, o viceversa, esatto. Quindi chiaramente anche consigliare degli speaker diventa un po', a mio avviso, un po' azzardato, ecco. C'è bisogno di un po' di trattamento acustico, ne abbiamo parlato nel video precedente, e di un po' di trattamento acustico fatto in maniera scientifica, quindi come ho detto ci sono dei libri che potete acquistare, ovviamente sono in inglese, in italiano non li trovate, e se sono in italiano sono tradotti dall'inglese, la traduzione dall'inglese all'italiano è fatta da una persona che non conosce l'argomento, quindi ve lo dico per esperienza, il discorso non fila, diciamo, chiamiamolo così, come in inglese. Quindi l'ideale è imparare un minimo di inglese e poi i termini tecnici. Sono più o Certo, meno sempre gli fondamentale. stessi. E imparare a leggere un libro direttamente dall'inglese. Ce ne sono molti, sia da livello basic, quindi come fare trattamento casalingo, sia a livello invece proprio anche universitario o di Ok. ricerca. Quindi l'acustica è una scienza che si può imparare per ciò che serve, e fare un trattamento con diciamo pochissimi soldi, molti meno del costo di un paio di monitor da studio professionali. Oggi un paio di monitor da studio professionali andiamo su 2.000-3.000 euro, se non di Sì, più. Io penso alle, non lo esatto. so, le ATC, le SCM25, per esempio, che sono Certo. starting level 3 vie per un monitor professionale di ascolto in studio, near field. Quanto quando sono più di 4-5K, non mi ricordo. Comunque, Certo, ci sono sì, una altre cosa del genere. soluzioni, ci sono le Amphion, comunque vogliono i loro hanno il loro costo. Stessa cosa per le cuffie. Molti dicono: no, vabbè, ma allora io uso solo le cuffie. Questo è un altro discorso che faremo dopo. Certo. Ma un paio di cuffie buone per ascoltare con un ampli cuffia dedicato vengono fuori, non dico 2000 euro, Un po' ma di più anche. sì, rimanendo proprio low profile, non dico 2000 euro, ma almeno 1500-1800 euro. Certo. Quindi, comunque, sono dei costi che voi dovete andare a tirare fuori, che invece potreste direzionare verso il trattamento acustico. Ovviamente, fai da te, ovviamente con materiali legno, lana di roccia, materiali basic, membrana anticalpestio. E quindi ha un costo molto 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 basso. Ovviamente se vi andate a fare il preventivo dal falegname di turno che vi deve realizzare tutti i pannelli su misura, ovviamente vi viene un costo molto più alto. Però Esatto. è fattibile fare queste cose per chi ha un minimo di dimestichezza, di manualità, magari si fa aiutare da qualche amico o da qualche Certo. familiare. Allora, questa invece è una foto relativa a uno di quei desk standard che vendono spesso su internet, e dove spiegavo ieri che magari le casse sono poste troppo in alto perché appoggiate sulla parte esterna. Allora, qui vediamo appunto la scrivania classica che si vende sui vari store online, quello di cui parlavamo dietro, in cui anche se le casse sono disaccoppiate, sono troppo alte
rispetto. Sono disaccoppiato con un qualcosa che non Sì, disaccoppia niente. esatto, un pezzo di gomma, di foam, neanche di Quella schiuma. Se... anche abbastanza leggera, vedo. Quindi quelle cose lì possono servire per farvi arrivare alla corretta altezza dei Twitter, che in questo caso rilevo anche troppo alta. E quindi vi possono far arrivare all'altezza corretta, ma non disaccoppiano le vibrazioni. Per disaccoppiare le vibrazioni ci servono un sistema disaccoppiante che può essere fatto o con dei piedini che disaccoppiano, ci sono quelli con la punta conica, quelli che si vendono già fatti, ci sono quelli di gomma che sono morbidi e che quindi disaccoppiano lo speaker. Si può fare come vi ho detto nel video precedente, quindi costruendo un supporto pesante Certo. che è disaccoppiato e poi metterci lo speaker sopra. In questo caso non disaccoppiano nulla. La scrivania è sempre enorme e il monitor è curvo da quel che vedo ed è molto vicino, molto, molto, molto vicino alla linea degli speaker. Ogni, come dire, superficie convessa è un diffusore Certo. di riflessioni. Ogni superficie concava è un accentratore di riflessione. Pensate alle parabole per captare il segnale Certo. satellitare. Sono delle superfici convesse con un'antenna che sta sul fulcro. Ecco, in questo senso, proprio questa superficie convessa accumula le riflessioni e ve le rimanda proprio direttamente sulla fronte. In questo caso davanti Sì, all'ascoltatore, perché vedi che è certo. proprio fa da parabola di Esatto. riflessioni, perciò è abbastanza nociva come cosa. Il triangolo di equilatero in questo caso sembra a lume di naso fatto abbastanza bene sulla Sì, anche posizione se dell'auto. è tutto troppo attaccato al muro. Anche esattamente, poi c'è il Esatto. problema della stanza che in questo caso però ci si potrebbe attaccare al muro a questo livello perché questi speaker, da quello che vedo in foto, non li conosco, non li Sì, riconosco. hanno i bass reflex Hanno il anteriori. reflex frontale, non hanno posteriore, quindi io più che altro metterei due pannelli di lana di roccia alta densità, magari inframmezzati con una bella membrana di quelle di cui abbiamo parlato prima, quindi una membrana 5 kg per metro quadro di bituminosa, una membrana anticalpestio. Farei questo sandwich e lo metterei dietro gli speaker a pannolone, per capirci, attaccato direttamente al muro, in modo da minimizzare l'interazione con il retro del cabinet e il muro. E quant'altro, l'altro monitor è messo verticalmente e quindi perlomeno non è stato messo davanti all'altro, quindi al di Certo. là che uno deve guardare in alto per fare qualsiasi cosa, magari non è una posizione molto comoda tenere con la testa, non ci sono altre controindicazioni e vedo un monitor controller, quindi cosa buona e giusta, come si direbbe da qualche parte, perché è sempre meglio utilizzare un monitor controller che non attenui digitalmente l'output del convertitore, ma lo attenui in modo con un potenziometro di attenuazione analogico per non perdere risoluzione in output dal convertitore, quindi e soprattutto anche per una velocità di intervento, io ce l'ho qui a sinistra, ottimale e comoda, diciamo, piuttosto che girare lo sliderino del master out della DAW o della scheda audio che magari ha un nobino molto piccolo. Sì, io uso E quello per il resto della tu volevi RME che aggiungere sta qua qualcosa? Il sotto. trattamento acustico non si Eccolo vede, qua. quindi presumo non ci Quindi sia. il monitor controller lo faccio Anche in questo attraverso caso l'RME direttamente. non vedo pannelli in questa porzione di stanza. Allora, adesso andiamo a vedere perché questa foto che abbiamo visto mi suggerisce un'altra cosa che vedo spesso ed è quella di flippare. Ho visto una cosa veramente assurda, ma non c'ho la foto. Flippare upside down proprio le casse per avere i tweeter all'altezza dell'orecchio. Potrebbe anche essere, così come potrebbe essere, stenderle di lato. Dip Esatto, allora. tutto dipende da... Adesso andiamo a vedere proprio lo stander di lato, che andiamo a vedere questa foto pazzesca che ho trovato e che non è la sola, perché spesso sono foto che magari vedono in altri studi e cercano di replicare a casa. E questo è, secondo me, qualcuno che cerca
di replicare un multiascolto pensando di poter migliorare il mix, no? Quantomeno migliorare. Io parto dal basso e io credo che questo signore qui sia solo un tastierista che quello che fa lo vuole registrare bene, ha messo uno stabilizzatore di corrente, lo registra su mixer, magari avrà un output e probabilmente si farà, non lo so, orchestrerà qualcosa in MIDI. Questa situazione è solo per suonare la tastiera, nient'altro. Sì, però vedo tre tipologie di speaker, però simili, cioè nel senso stesso budget, stessa. Avere più di due, tre speaker inizia a diventare, veramente un esercizio di stile, nel senso che, ok, il secondo ascolto può sempre servire, anche se, io stesso di rado lo attivo, molto di rado, solo quando sono Certo. veramente stanco, proprio mi rendo conto che ho lavorato sto lavorando da 8 ore, sono stanchissimo da 6 ore. E quindi mi serve un cambio di prospettiva per fare Esatto. determinati check e allora attivo il secondo ascolto o anche l'ascolto in cuffia, perché no? Certo. Ma in questo caso avere questo genere di ascolti poi disposti così A non parte che provocano nulla di utile, hanno lo le stesso casse, budget, sì, come dicevi sì. tu. Se poi poggiate una sopra l'altra, cioè riflessioni su riflessioni, ti faccio vedere quest'altra qua. Prima non può suonare la prima in base. Sì, Allora, vediamo anche qui questa. abbiamo un totem di speaker. È che spesso questa cosa viene vista come appunto la necessità di avere più ascolti, ma in realtà peggiori la situazione per come sono gli No, ma ascolti e per come io sono messi. conosco anche persone che hanno un sub come questa, in questo caso in basso. In questo caso io non so come sia integrato il sub, ma io conosco anche persone che hanno il sub con il crossover sempre sullo stesso punto, e più o E meno poi sempre allo cambiano stesso speaker, livello, certo. e poi cambiano speaker, tanto il sub resta uguale. Cioè, questa è fantascienza. Ascolto con il sub con una coppia, di speaker corretto, allineando il crossover, facendo il delay necessario tra speaker e sub, facendo le sweep e il bilanciamento di frequenza, trova il livello giusto con una coppia di speaker e le altre coppie le utilizzi come secondo ascolto. Non... In questo caso vedo anche le NS10 con dei tweeter diversi. Tu l'hai Quindi nominate, ma per me le NS10 sono come la signora Frau Brücker che spaventa i cavalli nel film del dottor Frankenstein. Frankenstein Sì, Junior. Frankenstein, attenzione, che anche lui lo precisa nel film. E quindi quegli speaker lì sono veramente, oggigiorno, il male. Il male. Sì, guarda, ho fatto un video lunghissimo sull'NS10 proprio per spiegare la storia più possibilmente fedele. Aspetta, che perché non mi sembrano le NS10, eh? Ingrandendole c'è scritto Studio Spare. No, no, perdonatemi se l'ho confuse con le NS10 Erano inizialmente. veramente molto simili, Sì. effettivamente. Poi sopra vedo delle altre, comunque, sempre casse. Allora, qui il triangolo equilatero è, diciamo, sbagliato, non, è troppo, aperto, quindi si sta molto dentro rispetto al vertice del triangolo equilatero, con la testa, e quindi si ascolta in maniera esageratamente stereofonica. E Certo. pertanto i vostri mix tenderanno a essere monofonici, perché voi sentite una stereofonia aliena che non esiste, provocata soltanto dalla disposizione degli speaker. C'è sempre il benedetto monitor curvo che io aborro come se fosse, non lo so, il peperoncino sulla Nutella. Poi magari a qualcuno piace, ecco, le cozze. Ho il monitor curvo, però mi sono studiato le distanze per Se lo renderlo meno metti molto fastidioso. dietro, se lo metti molto Esatto. indietro, come in questo caso, potrebbe non avere tutta questa. Io l'ho appiccicato proprio alla finestra. Sì, l'altezza corretta di una coppia di speaker a livello delle orecchie praticamente non esiste, perché i primi In nessuno dei. In nessuno, esatto. Questi troppo bassi, questi troppo alti. sono troppo alti, i terzi in alto sono per dei giocatori di basket che staranno in piedi dietro a sentire il lavoro,
E quant'altro? La desk è sempre oltremodo grande, però in questo caso vedo che ci sono dei È macchinari piena di roba, particolari, quindi esatto. quindi almeno in questo caso ha una sua funzione. E il trattamento acustico è il classico bugnato attaccato Sulla sulla parete. parete, che purtroppo quella roba lì vi assorbirà qualcosa a partire dai, non lo so, 5 kHz, Sì, 6 kHz in su, e un Deesser. sì, un attenuatore di alte frequenze. Poi in quella zona lì, in particolare dove le alte frequenze non sono affatto direzionate, non ha molto senso. Io spero ci sia qualcosa anche dietro che non possiamo vedere, però avrebbe molto più senso farlo nel retro della stanza che non davanti, poiché il tweeter emette il suono in questa direzione ed è questa la direzione che dovete fermare. Ne ho trovata un'altra molto simile, con degli speaker, questa volta a distanze diverse. Allora, qui siamo messi un pochino meglio. La scrivania è minimal, perché se vedete la proporzione con la Sì, è più sedia piccola. è minimal. Il monitor è bello dietro e quindi dovrebbe essere fuori dalla linea. Il problema è l'orientamento degli speaker. Al lume di naso, la coppia di speaker 3 vie, che adesso non so come si Questi chiamano, non lo so, questi qui, incidenti sembrerebbero troppo aperti e troppo convergenti verso il verso il centro. centro. Quindi il triangolo equilatero non è fatto bene. Probabilmente però l'altezza del tweeter è giusta. Infatti lui ha messo anche il tweeter delle Genelec più o meno alla Più o meno sì. stessa altezza. No, scusa, sono le sembrano le cose queste, Ah, sono le Neumann. le Neumann. È vero, sono le Neumann. Io la guida d'onda mi sembrava con le Ah, Genelec, invece sono le sì. Neumann. Qual è il problema però? Io vedo a destra, se vai a destra, Yuri, fai zoom out un attimo così vediamo tutta la foto. A destra c'è quel monitor che è tra praticamente lo speaker e voi stessi, quindi quel monitor a destra, quello che raffigura il microfono, per capirci, quello tutto a destra, non può stare lì, bisogna spostarlo o più a destra o in una situazione dove non prende lo speaker. Stessa cosa per quell'oggetto che sta sotto lo speaker destro, che non capisco bene cosa sia. Quella cosa lì, non crediate che non abbia effetto, che non abbia, non faccia riflessioni verso il vostro ascolto. Sì, poi c'è questo speaker messo sopra. Inclinato in verità, quindi quello sopra almeno lo ha inclinato verso il basso, se vedi, Sì. con quei piedini che servono proprio a inclinarli un po'. Quindi comunque inizia ad acquisire un senso, le misure dovrebbero essere fatte un po' più con senno, magari con l'aiuto di un laser meter, una livella Sì, laser, magari un po' un stringendo un po' tutto, avviometro, esatto. sì, avviometro, e vi aiuterebbe. Stesso discorso a sinistra per quel che riguarda il monitor, per quella Auraton, Avanton o similare, che è troppo davanti, è posizionata tra il monitor sinistro e le vostre orecchie, quindi è sorge un'altra fonte di diffrazione acustica che non va bene che stia in quella posizione. Cioè, diciamo, il campo deve essere libero davanti a voi, non potete avere oggetti tra voi e i monitor di nessun tipo, li spostate, li mettete dietro o li mettete da un'altra parte. Quant'altro Esatto. trattamento acustico non lo vedo. Inesistente, esatto. Vedo qualche assorbimento sulle pareti, Sì, qua a sotto destra perché anche. c'è questa. Sì, Sì, però sembra però diciamo bugnato. sì, però diciamo che non è una stanza trattata minimamente. Ok, adesso andiamo su questa qua. Qui abbiamo sempre lo stesso problema di un desk piccolo, ma la roba appoggiata sopra. Allora, i monitor sono di nuovo troppo alti, assolutamente. Addirittura qui vediamo due Raven touchscreen, Esatto. che sono un oggetto abbastanza avanzato, quindi che costa anche dei soldi, e mi inizio a fare delle domande, nel senso che come mai poi sono stati poggiati questi due speaker con tra l'altro quella specie di soprammobile a fianco che è più avanti rispetto agli speaker, quindi io non capisco neanche a cosa serva quell'oggetto lì. Lui penso che abbia intuito per fare abbia pensato di fare diffusione così, ma in realtà sta soltanto Ah. distorcendo il lavoro degli speaker. Sì, dietro troviamo il bugnato sempre, però intorno alle casse, neanche dietro, perché qui è scoperto. Sì, la sedia ha il poggiatesta, quindi
Assolutamente non va bene. Gli altri due monitor che sono lì, quelli bianchi, saranno buttati lì perché io non voglio pensare che vengano Usi. utilizzati per l'ascolto. E il trattamento acustico c'è di nuovo il bugnato delle mattonelle super riflettenti dietro gli speaker che non capisco. Anche questa superficie qua è molto riflettente. Quella superficie lì è riflettente ed è l'esempio di ovviamente se ne vendono con più spazio di mattonelle, ma è l'esempio di quel tipo di diffusore che vi spiegavo che la forma per fare diffusione non è necessariamente matematica, ma può essere anche regolare, irregolare, ma in questo caso qua è troppo poco sporgente, sono troppo poche sporgenti tutte le irregolarità per fare un'effettiva diffusione di qualche genere. Allora, guarda, ti faccio vedere quest'altra che sembra uno studio serio. C'è una Quantomeno uno situazione studio. anche di sala regia dove Esatto, un po' estrema, dove le casse sono monitor, veramente no, ma poi sono dritti, sono dritti. completamente sbagliati. Completamente errati, in alto il tweeter di buon 30-40 centimetri, anche per gli altri speaker di fianco che non identifico. La desk in questo caso c'è un mixer incastonato, ci sono degli outboard, quindi ovviamente ha un senso, serve per lavorare. La sedia vedo che non ha il poggiatesta. Ci sono dei normali pannelli fonoassorbenti, probabilmente con della lana di roccia dentro, ma molto molto poco spessi. Sì, sottili. E soprattutto la posizione dei monitor è completamente errata, cioè in questo modo non si sente non si, lo stereo non riesce a formare un'immagine congrua del mono. Cioè se voi Certo. premete il tastino mono o se provate ad ascoltare la parte, cioè, provare ad ascoltare la parte centrale con questa configurazione di speaker è veramente complesso, credo. E ciò non avviene a questa distanza, dov'è la sedia, cioè che sarà circa Sì, ma anche metro l'altezza dei monitor, che considerando che queste sono 6 unità rack messe in verticali, quindi abbiamo un'altezza prima degli speaker di almeno 50 centimetri, 40 centimetri. In questo caso bastava sdraiarle su un lato e tu entrambi i monitor, cioè la coppia, eliminare l'altra coppia di monitor e magari utilizzare qualcos'altro per metterli in Sì, posizione e stanno queste sono benissimo. le classiche Mackie che all'epoca erano il clone delle Genelec storiche. E andiamo a vedere. Vabbè, questa è la configurazione che si vede sempre, diciamo, questa è la più standard che normalmente si vede che. Questo ragazzo almeno ha sollevato i monitor della scrivania e li ha montati su una sorta di disaccoppiatore. Ciononostante, i tweeter, secondo me, a meno che lui non usi una sedia proprio low Bassa. rider, per capirci, sono troppo bassi i tweeter. Lui però in questa, lui o lei, non lo so, in questa situazione però vedo che è una situazione di arrangiamento, ci compone del MIDI, ha un basso di fianco, suonerà qualcosa, quindi non è che sta missando in questa, Esatto. direi che per fare il lavoro che deve fare va È benissimo. funzionale, esatto. Questa è una situazione funzionale. Adesso andiamo a vedere. Questa, per esempio, è una foto classica che ho visto in tantissimi scantinati, anche di amici, che magari fanno il batterista o il Qui turnista, non c'è registrano. qualcosa. Partiamo dal trattamento acustico, quindi vediamo dei pannelli di nutrito spessore sulle pareti Anche e sul soffitto. vedo soprattutto il cloud, quindi già è un qualcosa in più, anche se dovrebbe essere tutto più o meno il doppio di dimensione come assorbimento acustico. Poi cosa vedo? Vedo la coppia di monitor esterna che comunque dovrebbe essere più o meno all'altezza giusta, forse un pelo più Sì. bassi. Ed è fatta per un ascolto un po' più lontano dalla scrivania. La coppia di monitor interna invece ha certamente l'altezza più o meno giusta ed è ok per quanto riguarda l'ascolto di chi sta scrivendo su quel portatile, per capirci Certo, com'è. l'unica cosa è che questi sono appoggiati sul desk e questi sono sui piedistalli. Ah, ma perché quelli sono appoggiati sul desk ma con degli appositi, cioè c'è un piedistallo montato sul desk oppure. No, sembrano proprio appoggiati sul foam, sulla schiuma, quella dell'Altron, no?
Che questi costano 10 euro, però non fanno da disaccoppiatori, fanno da. No, no. Il monitor potrebbe essere messo leggermente più dietro il secondo monitor, vi parlo quello più grande, e quindi tirando avanti leggermente la desk rispetto al muro e andando dietro. È stato fatto bene il discorso di mettere il pannello fonoassorbente direttamente dietro i monitor, che penso che entrambi abbiano il reflex posteriore. Cos'altro? Non si vede il backwall e non vedo bar strap di nessun genere. Il soffitto mi sembra comunque abbastanza bassino perché si tratta di Sì. un fondaco. Se fai zoom out ce ne rendiamo conto. Sì, sembra un 2 metri, 2 metri e 20 Comunque forse. abbastanza basso, quindi essere ancora più grande e con un sandwich di materiale all'interno, quindi potete fare membrane calpestio, lana di roccia a diverse densità, in modo proprio da renderlo il più possibile bloccante per, tra virgolette, per qualsiasi riflessione. Qua invece andiamo su qualcuno che ha budget, però lo usa male a mio avviso, perché vedo comunque delle quested qua in alto, vedo dell'outboard, Qui è abbastanza però un problema per la direzione in cui lui si è posizionato. Se il soffitto che vediamo a sinistra, se fai zoom out, lo vediamo, questa è tutta la foto? Ah, ok, sì. questo è il massimo. Il soffitto che vediamo a sinistra, per esempio, doveva essere la posizione la parte anteriore della posizione di ascolto. Sì, cioè spostare, ruotare tutto quanto Girare su questa verso parte così. qua. Esatto, esattamente. E questo per prima cosa. Poi vediamo sedia col poggiatesta, vediamo posizione dei monitor piccoli per capirci, piuttosto arbitraria anche come centratura del Sì, penso che questo dipenda dal fatto che ha usato due monitor e quindi lo spazio. era dritta però se vedi. E seconda cosa invece i secondi due, la seconda coppia di La seconda coppia di monitor, anche questa seppur inclinata, è molto fantasiosa come disposizione, diciamo, di un ascolto stereofonico, che poi verrà, è sicuramente pregiudicato dalla simmetria della stanza, quindi left produrrà una serie di riflessioni in quell'angolo, lo speaker right no, anche perché c'è una porta che non è a taglio acustico, perché non ha la battuta. Anche in fondo mi sembra una porta normale, quindi l'ascolto dentro questa stanza è completamente opinabile, cioè non si sa. Sì, questa è una di quelle stanze che potrebbe creare problemi, come dicevo, nel pitch del low end e nel bilanciamento left-right, perché la simmetria qui è inesistente e chiaramente non c'è nessun trattamento acustico. Esatto, a parte quel pannello che vedo È decorativo quello. Quei pannelli che dietro hanno del fonoassorbente e quindi fanno il discorso riflessione fonoassorbenza per rompere la forma d'onda e cercare di creare un minimo di diffusione slash assorbimento, ma qui dentro io stesso non riuscirei a produrre No. nessun mix congruo di professionale, ecco. Questa invece è la classica stanza da producer casalingo, dove praticamente viene prediletto l'aspetto non di acustica, ma di produzione, no? Quindi c'è il pianoforte qui. Il piano già Ovviamente, microfono serve per esatto. suonare, sì. Chiaramente qui io avrei scelto di mettere la scrivania verso la finestra. Il pianoforte da quest'altro lato, magari, per avere una cosa più rettangolare e meno strana, anche perché qui la, cioè, ovviamente è inesistente qualsiasi tipo di. Sì, a sinistra, al posto del piano, tu potevi stare comunque con l'ascolto nel primo terzo della stanza e quindi in una situazione ottimale. Invece in questo caso, se tiriamo un po' indietro la sedia per sederci lì davanti alla scrivania, saremmo quasi più o meno a centro stanza come distanza tra le due Esatto. pareti. Non vedo la parete di destra, ma presumo che sia più o meno Sarà dietro quel centro tuo stanza. divano, Quindi esatto. stare a centro stanza è sempre la peggiore idea che vi possa venire in mente. Bisognerebbe variare l'altezza. Questo magari non l'abbiamo detto nel video, ma è importante. Per le stanze molto basse, il problema è che stando seduti con
se la vostra stanza è alta 2,40, per esempio, essendo le sedute in media delle persone sulle sedie standard a 120 circa, siete posizionati esattamente a metà. Quindi un'ottima idea sarebbe usare o uno sgabello che vi porta su o una sedia, come dicevo prima, low rider che vi porta giù e quindi poi ovviamente dimerare le altezze di tutto il resto. Se state Certo. su con la sedia anche la scrivania deve salire su, se state giù anche la Certo. scrivania devo scendere giù. Lo stesso discorso vale per la posizione invece nelle due, quindi abbiamo parlato dell'altezza, invece nelle altre due coordinate di lunghezza e di Profondità. larghezza, bisogna trovare il modo per non occupare il centro della stanza con la seduta di ascolto, quindi spostarsi da una parte o dall'altra in modo da stare sempre nel primo terzo anteriore o anche nel primo terzo posteriore, ma quello anteriore è migliore per via delle riflessioni che vi arrivano inevitabilmente dal backwall. E quindi sì, io mi girerei di 90 gradi verso sinistra e l'altezza dei monitor da dove è messa la sedia, l'altezza dei tweeter mi sembra corretta. Sì, quello La Genelec c'ha quella specie di disaccoppiatore suo che di gomma di cui parlavamo ieri. offre comunque un minimo Beh, perché di disaccoppiamento. sono 3,5 centimetri circa, quindi Però non c'è uno pannello fonoassorbente intorno zero. alla parte della stanza, pur avendo delle grossi parti, grosse porzioni di muro libero dove insomma ci si può comunque Certo. appendere un pannello di lana di roccia. Le chitarre così io non ce le poggerei, comunque vabbè, Ma questo è un altro discorso. beh, qui c'è anche il pianoforte aperto, quindi qua dentro diventa un circo. Voilà, questa è un po' più seria, però aspetta, seria secondo me soltanto a livello estetico, perché poi se guardando bene troviamo qualcosa di strano, no? Questa è una stanza di mastering wannabe, molto probabilmente il trattamento acustico è dietro Sì, è qua questo. dietro perché come vediamo non è quadrato, quindi abbiamo un trapezio qua. Questa è molto bassa, vuol dire che non aveva molto spazio in alto, quindi è una stanza molto molto bassa, ma c'è una nutrita porzione di fonoassorbenza anche in alto, quel cloud grosso che Sì. vedo. Il problema enorme, gigantesco qui è la disposizione degli speaker, sia quelli interni che quelli esterni. Quelli interni addirittura producono un F, quindi quelle NS, scusatemi, 10 questo. non riesco a Sì, questo. dire, quelle cose lì che fa casa Queste giapponese, sono. sì, rimaniamo sul vago, verso est, che poi io il Giappone lo adoro, però no, non per queste cose. E quindi addirittura questi speaker, se vogliamo così definirli, sono ironici ovviamente, vanno addirittura a rovinare il lavoro degli speaker più grandi, perché sono davanti agli speaker più grandi e vicino al medio e alla tromba mi viene da desumere che gli speaker più grandi non vengano affatto utilizzati. Ah, dice che stanno lì a livello decorativo. Eppure costui ha voluto fare qualche sperimentazione usando solo il basso di quegli speaker. Ah, usarli come sub? Io intuisco, provo a inventare, perché la ragione perché siano lì è praticamente, cioè, rasenta l'impossibile. Non è possibile che uno metta degli speaker lì e pensi che non facciano nulla agli speaker che stanno dietro. Cioè, non sto parlando di una piccola, cioè il comb filter creato sulle medie e sulle alte dalla parte bassa dell'NS, non riesco a dire, contro questi altri speaker, praticamente ma farà un buco di un comb filtering che da 400 Hz si estende fino a, non lo so, a 14 kHz, Sì, distruggerebbe beh, tutto. per chi non sa cos'è il comb filtering, immaginiamo un pettine, quindi un pettine di frequenze che si vanno a sommare al segnale, che quindi chiaramente creano un filtro anche di risonanza all'interno. Poi in quella parte intercetta i lobi del woofer, del medio, parte della Sì. tromba del tweeter, cioè praticamente distrugge qualsiasi cosa. Io voglio capire come. Spero che ci No. siano delle tastiere buttate là, quindi questa sia una situazione provvisoria, non lo so. Ce ne stanno chiaramente tantissime altre. Abbiamo visto quelle più classiche,
che diciamo rappresentano gli standard. Aspetta che tolgo la condivisione. Che rappresentano gli standard home che si vedono in giro. Riguardo agli speaker, ho visto spessissimo cambiare gli speaker in base alla moda, no? Un anno vanno di moda le Adam, un anno vanno di moda le Kali, un anno vanno di moda come si chiamano? Le Yamaha, quelle piccole che sono peggio dell'NS10, esatto, l'HS7, l'HS8. Per cui poi comunque ognuno acquista quello che si trova spesso nel negozio, anche perché ascoltare i monitor è complicato, è difficile trovare un negozio dove poterli ascoltare. Esperienza. Esatto, io il consiglio che do sempre a tutti è andate negli studi dove sono i monitor che vi interessano, ascoltateli lì, fatevi un'idea se vi piace in un ambiente trattato come suonano quegli speaker e poi magari decidere. Questo sempre riferimento al fatto che non è possibile consigliare uno speaker ipotetico a un ipotetico spazio. Allora, il discorso sarebbe quello di trattarsi la stanza, fare il trattamento alla propria stanza e poi oggi si può con Reso da visione, molti lo fa Amazon, lo fa Thomann, lo praticano anche molti negozi, trovare la coppia di speaker che più vi piacciono, perché non è soltanto, ripeto, la risposta in frequenza. All'interno ci sono un'altra infinità di parametri che sono importanti e cambiano di molto il tipo di ascolto. Ah, guarda, mi è venuta in mente un'altra domanda che mi hanno fatto ed era relativa a quanto deve essere grande lo speaker in base alla grandezza della stanza. No, questa domanda non ha una risposta perché dipende da come è costruito il cabinet. Io faccio sempre l'esempio con quelle BMW lì dietro, che hanno un driver molto piccolo, però è un driver long throw, quindi ha un'escursione maggiore Ampia, rispetto a un cabine, quindi sposta molta più aria. E se vedete quel buco che c'è sotto, è un reflex che lavora molto bene. Quindi anche con un driver molto piccolo, quello speaker fa delle basse frequenze importanti rispetto alla grandezza del driver. La maggiore differenza tra uno speaker e l'altro lo si evince se sono in reflex o se sono in cassa chiusa. Se hanno il reflex frontale che risomma l'energia dell'reflex in fase con quella del woofer del driver, o se ce l'hanno posteriore e quindi invece tende più a sfruttare ciò che ha dietro per creare una specie di baffle. Le casse con il reflex posteriore funzionano in questo modo qua. Quindi più l'architettura di come è fatto lo speaker piuttosto che la grandezza del driver cambia poco, a meno che non si tratti dello stesso progetto. Quindi abbiamo parlato prima delle Yamaha, quindi se sono le HS5 è ovvio che il driver delle Yamaha, delle HS5, tira fuori meno basse rispetto a quelle delle HS8, ma stiamo parlando dello stesso cabinet che ha lo stesso progetto e cambia solo la scala del monitorino. Quello che consiglio io è cercare di guardare oltre il mercato dei monitor da studio, poiché ultimamente l'utilizzo di crossover elettronici ha scoperchiato un po' il vaso di Pandora, nel senso che è vero che i crossover elettronici hanno un costo più basso rispetto a quelli a discreti. E soprattutto un crossover elettronico di buon livello oltrepassa le performance di un crossover a discreti, anche di livello importante. Il problema qual è? Il problema è che le case che producono tendono sempre al cost effective, quindi mettono lì dentro un DSP che fa il crossover e le DAC che farà, perché ogni crossover poi avrà bisogno di una DAC dedicata, quindi se avete uno speaker a tre vie ci sono dentro tre DAC per fare il crossover elettronico, e di bassissimo, bassissimo, bassissimo livello, come è già avvenuto per le schede di amplificazione che si trovano Certo.
dietro All'interno. all'interno dei che sono di livello molto 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 basso, quindi roba che su Alibaba costa 3 euro per capirci, se la andate a comprare. Quindi bisogna porre attenzione al target level di questi speaker e trovare quelli più adatti a voi. Io vi ripeto, non sono endorser Cali, non mi danno una lira, le ho solo avendole misurate qui in studio insieme a una enorme quantità di speaker, ho trovato in questi speakerini che costano molto poco un ottimo rapporto qualità-prezzo. Poi ovviamente ce n'è di meglio, ma bisogna salire, bisogna andare a finire a almeno 1 miliardo di euro la coppia, per capirci, attive. Oppure Certo. vi consiglio di cercare tra anche dei ottimi monitor passivi che possono essere le Pro AC, usate in tanti studi, o le stesse ATC passive, o le BMW, le BEV, come si dice qui in Italia, che ho io, che sono tutte passive. Dovete abbinarci un amplificatore. L'amplificatore che potete cercare dovrà avere almeno più o meno 150-200 watt per canale, altrimenti non arrivate alla potenza che vi serve. E anche questo è facilmente reperibile nel mercato dell'usato, sia quelli che si usano live, purché non siano switching, purché Certo. abbiano un'alimentazione tradizionale a torridale, anche se hanno la ventola, come la serie QSC, per capirci, scusate, la serie QSC, aspettami, come si chiamava? La serie da installazione della QSC, troverò il nome poi e ve lo linkerò, oppure BGW, i vecchi BGW, Anche sai. anche SAE, se hanno la ventola, anche Crown, Crown, quelli, se hanno la ventola, potete posizionarli fuori dalla stanza, rientrare con i cavi di potenza con un buco che fate al muro, in modo tale che il rumore della ventola non. Perché se hanno la ventola? Perché quelli invece senza ventola con il dissipatore costano un sacco di soldi in più. Possono essere, non lo so, il NAD 218, 214 THX. Bryston in tutte le salse, cos'altro, classe audio, materiale, diciamo, parasound, materiale co costoso. Perciò, per chi magari vuole spendere poco, per la cronaca, una coppia di questi che ho qui dietro, che sono le 805S della BMW, sono trovabili sul mercato per 1 migliaio di euro la coppia. E se avete un minimo di dimestichezza, controllate il funzionamento, quindi mettete l'orecchio col Pink Noise, vedete che funzionano tutti e tre i driver, e ascoltateci qualcosa per vedere se c'è qualche driver rotto, e dopodiché sono acquistabili, perché non sono monitor molto delicati che tendono a rompersi. Stessa cosa per le Pro AC, stessa cosa per le altre marche che ho citato. Certo. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto. Ciao, a presto.